La Miternina supera la Fermana, ma come era ampiamente prevedibile i tre punti non bastano ad evitare i play-out. La squadra di Angelone dunque si giocherà la salvezza sul proprio campo, 90 o forse 120 minuti che varranno una stagione contro la vincente dello spareggio tra Agnonese e Castelfidardo. La Fermana già salva ha fatto il suo, ma non aveva le motivazioni di classifica dei padroni di casa, cui sono bastati 12 minuti per sbloccare il punteggio, discesa di Petrone, assist per Lucas Lenart che rientra sul sinistro saltando Gregonelli e spiazza l'estremo ospite Moscatelli. Per il resto primo tempo che regala molto poco, con la Miternina che si limita a controllare mentre la Fermana bozza una timida reazione che sfocia nella girata di Costantino al 33esimo dopo lo spunto sulla destra di Nazziconi e con il destro in corsa al 42esimo di Cossu, anche in questo caso sopra la traversa. Più interessante l'inizio di ripresa, la Fermana, sostenuta da un nutrito drappello di tifosi che vogliono la riconferma di Osvaldo Iaconi in panchina, bussa con Bellucci al primo minuto, bravo Gerosi, e al settimo minuto, girata fuori di un soffio, sempre di Bellucci. Inizia la girandola dei cambi e Cossu va ancora al tiro al 19esimo. Un minuto dopo torna a rifarsi viva la Miternina, traversone di Gizzi e incornata fuori misura di Di Ciccio. Al 27esimo il raddoppio della Miternina è propiziato dal cross di Schiphol che attraversa tutto lo specchio della porta, arriva di gran carriera dalla parte opposta a Petrone che d'incontro scaglia un destro fortissimo che va ad impallinare Moscatelli. 2-0 e gara in ghiaccio, anche perché subito dopo Gerosi vince ancora una volta il duello ravvicinato con Bellucci. Dagli altri campi non arrivano risultati confortanti, si aspetta solo il triplice fischio anticipato però dal gol della bandiera dei marchigiani, Marino di Alessandro a terra in aria a Costantino, rigore che lo stesso Costantino trasforma spiazzando Gerosi. Finale 2-1. Fermana in vacanza. Per la Miternina iniziano due settimane di snervante attesa play-out. Per un punto non basta e forse questo lascia un filo di rammarico. Beh sì, perché poi alla fine un punto ne abbiamo persi tantissimi durante il campionato, il fatto che i sei ma non vanno classifica, quindi se abbiamo fatto questi punti, questi abbiamo meritato. Adesso abbiamo due settimane per prepararci per lo spareggio, che quest'anno lo facciamo in casa, quindi abbiamo due risultati su tre e per noi è la partita della vita, deve essere, quindi i ragazzi ci tengono tantissimo, l'ambiente ci tiene tantissimo, ce la metteremo tutta come abbiamo fatto l'anno scorso, daremo l'anima per restare in questa categoria. Ringrazio i miei ragazzi con i quali siamo riusciti a raggiungere la salvezza. Io non lo so cosa deciderà la società per il prossimo venire, quindi io ringrazio ancora i tifosi al di là di oggi, ma anche quello che hanno fatto durante l'anno. Avete fatto bene a sottolineare che sono venuti anche oggi, nonostante che c'è una partita da affrontare lontano, che forse non poteva dire niente da parte nostra. I ragazzi sono stati bravi ad onorarla e loro ad incitarci. Quindi io, sotto questo aspetto, anche al pubblico devo rivolgere, al di là della società, al di là di quello che sono stati vicini a noi, anche al pubblico.